Buongiorno a tutti carissimi amici di Capibikers. Siamo di nuovo qui alle cascate del Toce, o meglio ce ne stiamo andando dalle cascate del Toce. Primo perché si sta facendo brutto, secondo perché abbiamo tutta l'intenzione di andare a Locarno, ovvero per la prima volta nella storia di Capibikers levarci dalle balle l'Italia. Andare nella Svizzera dei nostri amici svisceri. Stiamo scendendo piano piano perché ci sono dei tornanti stretti stretti. Se sono stretti anche a scendere. Noi siamo tipo in mezzo a delle gole. Sta curva, l'ho divisa in tre, era difficilmente interpretabile, così come dire. Ah, che bel serpentello. Ti sento dall'interfono che acceleri! Siamo fuori da Re e adesso entriamo a Regina, non è vero? Dai che mi stai rovinando tutte le curve! È bellissima sta macchina, ma... Dai che c'è un rettilineo, dai che la bruciamo, dai! Un'altra cosa che rompe i maroni del mono è che tu devi calcolare tanto i sorpassi. Esatto, che ha un motore elastico, questa no, devi andare giù e poi risalire di marcia. Sì, me lo sto domandando anch'io, penso sia un cesso portatile. Quello comunque secondo me... Wow! Ma che cazzo? Lo stavo registrando! Allargata! Porca puttana! Me lo son visto in bocca! Oh, quella! Ragazzi, siamo in Svizzera! Quindi siamo a Camedo! Perfetto! Boh, non c'è nessuno! Mamma mia, la prima stazione pompa di benzina Migrol. Poi abbiamo una Eni, quindi ci sentiamo un po' più a casa. Negozio cassa. Probabilmente era un benzinaio che ha chiuso. Guarda come piega, guarda come piego anch'io, guarda. Anche di qua, che belle le strade svizzere. Belle. Belle, belle. Non lo so, la seconda? Non lo so, non l'ho mai vista. Sì, sono qua dietro. Magari ci saranno delle onde di interferenza qua, non so. In teoria 2 chilometri dovrebbe prendere il mio. Ma poi saranno sempre 2 chilometri in spazio aperto, poi magari se c'è in mezzo un muro prende 400 metri,
capace. Sì, sono belle, sono belle, fanno piegare di brutto queste curve. Belle, belle. E brava la Svizzera. Sei un po' avanti. Dietro di te. Sento sempre le tue accelerazioni. È fantastica. Oh, ma che fa? Hai frenato in tempo. L'ho filmato, eh? 2000 years later. Non saprei. Beh, proviamo ad andare di qua un attimo. Non so quanto ci convenga come tempistica, più che altro. Ce l'ho già calcolato, Lugano. Sì, sì. Credo, eh. Aspetta. Indicazione strada. Aspetta, Vabbè, a Locarno ci siamo, dobbiamo andare a, vabbè, Voghera. Non me lo fa togliere. Non lo so perché a me non prende il telefono qua, siamo in Svizzera. Calcolando Voghera, mi dava proprio Lugano. Aspetta, Vabbè, a Locarno ci siamo. Ragazzi, siamo a Locarno. Locarno con tempo variabile, diciamo. Abbiamo preso un po' di acquetta, però abbiamo fatto una strada che, come avrete visto, è veramente molto carina. E vi consiglierei a tutti di farla, assolutamente. Ops. E qua. Dopo un paio di peripezie, dicevo, ragazzi, che ora mi dice che siamo arrivati e non mi fa andare avanti. Ok, dopo l'ennesima peripezia, insomma, siamo a Locarno e adesso andiamo di qua. Ok, quindi piccola modifica del nostro itinerario. Abbiamo deciso di non andare a Lugano, ma di andare direttamente sul Lago Maggiore, che praticamente sta qua. Anche perché le nostre tempistiche, insomma, si sono dilatate partendo un'ora dopo la mattina, un po' per il tempo, un po' per altro. E niente, quindi seguiamo lui che sa la strada a questo punto. Per il momento io vi saluto, ci rivediamo sul Lago Maggiore, minore, qualunque cosa sia, per fare altre curvettine in vostra compagnia. Spero che questa serie molto particolare vi sia piaciuta, vi stia piacendo. Cosa molto importante, mettete un like se vi stanno piacendo questi piegoni che vi sto facendo vedere, miei e suoi ovviamente. Lasciate un commentino per farci sapere se le strade della Svizzera vi sono piaciute, se vi piacerebbe rivederle, perché a me personalmente sono piaciute veramente molto e non sarebbe mica male farci un altro giro, magari diverso. Meu meu da Happy Bikers, seguiteci su Instagram e su Telegram. Al prossimo video!